ci arrivati dopo il primo video introduttivo eccoci arrivati a, <coughs> a Talete ripeto per me le, eh, come dire in un corso di filosofia le prime lezioni sono sempre le più difficili perlomeno sono sempre state le più difficili e, mh, per certi versi sono più facili perché l'uditorio che hai di fronte è come dire al, a, agli esordi agli inizi comincia no dei ragazzi di terza liceo, la filosofia si fa nel triennio purtroppo ancora, non si fa, andrebbe fatta anche nel biennio, andrebbe fatta negli istituti tecnici, negli istituti professionali, vabbè ma questo è un altro discorso non, che è ovviamente eh, opinabile chiaramente. Però diciamo che mh, i ragazzi di terza sono quelli che mh, sentono le prime parole di un professore di filosofia, sentono le prime parole di filosofia, di ragione, sente, sentono tutti questi termini logos e cominciano no, un po' per incantamento a, eh, cominciano a, a, a palleggiare con questi lemmi, con questi eh, luoghi di pensiero. Eh, però è appunto difficile perché lì il, il docente sta giocando un po' da solo, eh, lancia queste, queste, queste parole nel, nel semivuoto e, e, e spera che in un certo senso attecchiscano. Però diciamo che eh, mi è sempre come dire, mi è sempre tornato più semplice. Eh, spiegare Machiavelli o Giordano Bruno o ehm, che ne so Montesquieu Montaigne eh, che come dire spiegare i presocratici i milesi eh, quelli che sono definiti appunto della scuola di, eh, della scuola di mileto eh, perché sono oggettivamente mh, di loro si sa pochissimo eh, il mito è quasi sempre intrecciato alla realtà, abbiamo citazioni, eh, fonti eh, indirette e eh, quindi insomma, confrontarsi con questo materiale non si capisce mai appunto dov eh, dove finisce il mito e comincia la storia, e viceversa. La prima, ma veniamo dopo questo come dire, riscal piccolo riscaldamento, la prima e più antica scuola filosofica sorta nell'ambito ellenico fu quella di Mileto, una città che eh, attualmente sulle coste dell'odierna Turchia era al centro di un intenso flusso di scambi commerciali con la penisola greca, con l'impero persiano e con l'Egitto. Quindi Mileto era in Turchia. Questi scambi, come abbiamo già detto nel primo, eh, nel primo contributo video di questo corso di filosofia, Mileto, e qui il primo esponente di questa scuola di Mileto fu appunto Talete. Talete, eh, ce ne parlano altri filosofi, come facente parte dei sette savi, o sette sapienti, i sette saggi, eh, che erano eh, questo gruppo di persone: eh, Talete di Mileto, Pittaco di Mitilene, Biante di Priene, Solone, l'ateniese e poi Platone aggiunge, perché sono sette, ne aggiunge tre, Cleobulo di Lindo, Misone di Chene e Chilone di Sparta. Questi tre sono un pochino più dibattuti, Solone è quello del grande detto nulla di troppo, no? Erano i sette sapienti, cioè mh, venivano considerati come quelli che avevano la sapienza, mentre il filosofo non ha la sapienza, filosofia desidera la sapienza ma non la possiede, i sapienti, sette savi invece erano, di questa sapienza che era un impasto di moralità di morale di pratica di etica di dettami politici non era proprio teoria fine a se stessa ma era proprio un impasto di tutte queste cose però Talete si distacca in un certo senso è sapiente ma allo stesso tempo è filosofo perché appunto comincia ad indagare, comincia a domandarsi, comincia a, eh, a porsi domande eh, sull'origine di tutto. Possiamo essere si sufficientemente sicuri di questa datazione, cioè del VI secolo a.C., perché eh, Talete riuscì a predire un'eclissi di sole che ebbe luogo il 28 maggio del 585 avanti Cristo. Egli utilizzò questa previsione per convincere due eserciti, il persiano e l'esercito della Lidia, per interrompere la battaglia perché gli dèi erano avversi, per prevenire l'ira degli dèi. Ma tutte le sue conoscenze come le ha prese? Le ha prese in un continuo viaggio, è stato in Egitto, eh, è stato, ha fatto commercio con i sacerdoti egizi, eh, studiò le piene del Nilo grazie allo studio dei venti, si dedicò, come vedremo, alla misurazione delle piramidi, la piramide di Cheope, eh, dando, come dire, in una sfida col Faraone, dando risposta dell'altezza della piramide, Faraone Anamsis, dando l'altezza della piramide con, prendendo la misura con l'ognomone, questo palo conficcato all'interno della terra e grazie all'ombra e al sole riuscì a dare eh, l'altezza della... Della piramide, eh, ce lo presentano in vari modi. Questo Talete ce lo presentano o come un grande commerciante che riuscì a comprare eh, le, come dire, le, una raccolta di olive eh, abbondante, acquistò i frantoi divenne ricchissimo, oppure altri ce lo rimandano come un saggio svagato che guardava le stelle e finiva come dire, a gambe all'aria nei pozzi. Ma di certo sappiamo che, appunto facendo parte anche di sette sapienti, sicuramente eh, come dire, prese parte alla vita politica di eh, Mileto, battendosi perché tutte le città della Ionia avessero un unico parlamento, cioè si federassero. E si federassero in un'unica lega. La Ionia, antica regione costiera dell'Asia Minore, dagli Ioni, che erano questi antichi greci che avevano conquistato la terra. Ma era ingegnere anche, si occupò di ingegneria idraulica, riuscì a vedere il corso di un fiume rendendolo guadabile da ambo le parti, e fu un geometra, un geometra, fu un matematico. I matematici, il teorema di Talete, a volte qualcuno ne attribuisce 5, altri ne garantiscono solo uno, e altri dicono che Talete prese questi, cioè che il teorema di Talete in realtà era roba dei Caldei, questo popolo semita. Da cui lui avrebbe preso eh, questo eh, teorema, però, insomma, è considerato anche il primo dei matematici, vedete? primo dei filosofi, primo dei matematici, primo dei ge geometri, primo de 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 degli ingegneri no? da qui è venuta fuori eh, la, la, la recente eh, storia della filosofia, no? ha dato questo termine a talete di eh, primo, primo scienziato. Che ovviamente è un, una cosa che deve essere presa eh, con le molle, non certo scienziato nel senso moderno come la rivoluzione scientifica ci consegnerà nel, nel, nel XVII secolo, però scienziato nel senso di una persona che iniziò a domandarsi eh, quale sia l'origine delle cose. Talete si fa una domanda, quando si studia i filosofi bisogna sempre cercare di qual è la domanda delle domande che si pone quel filosofo, come è iniziato tutto, questa è la domanda principe, come è iniziato tutto, qual è l'origine delle cose. La risposta di Talete è, come dire, eh, lascia sempre gli studenti abbastanza perplessi. Eh, molte volte mi sono ritrovato durante appunto spiegando i presocratici e a dire agli studenti ragazzi eh, Talete ha mh, detto che il principio di tutte le cose è l'acqua e ho visto sempre facce perplesse scocciate specie quella degli alunni delle, dei, dei, dei licei scientifici che mh, mi guardavano con con, come dire, con perplessità come eh, cosa significa che l'origine di tutte le cose è l'acqua allora dell'opera di Talete non c'era arrivato scritto niente non resta neanche un frammento ma stando a quanto riporta, ci riporta Aristotele eh, sappiamo che una delle constatazioni da cui aveva sviluppato le sue riflessioni era che ogni cosa è eh, viva se è umida, se c'è l'acqua, c'è vita, se non c'è l'acqua, come lo sterpo secco della pianta, è secco, è morto. Quindi eh, bisogna che, eh, considerare che, con i vari elementi a disposizione di Talete, questa è un'ipotesi perfettamente plausibile. Oltretutto, si tratta della prima ipotesi scientifica della quale siamo a conoscenza c'è l'acqua se c'è umido se c'è vita anche nei semini dello nei c'è l'acqua e quindi c'è il principio vitale, altrimenti c'è la morte. Poi, adesso noi sappiamo assolutamente che... E anche li, sappiamo per via di, 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 di scienza che la vita sulla Terra è nata negli oceani, si è sviluppata negli oceani, che già la teoria, anche la teoria del Big Ben, che nacque tutto da un'espressione originaria, ma anche la teoria del Big Ben considera l'idrogeno, elemento chimico di cui l'acqua è composta, insieme all'ossigeno, uno dei principi dell'evoluzione dell'universo, alla luce anche no, degli studi successivi e là quello che ci ha detto Talete o quello che ci hanno riportato aver detto Talete inizia ad essere non più tanto banale ma suffragato da, eh, dall'osservazione scientifica. Poi qui c'è la questione dei riduzioni. Riduzionismo fu il primo ad applicare il riduzionismo, cioè ridurre tutto a un solo principio, che anche oggi è uno dei compiti principali della scienza. Quanto avviene nella fisica, dove ad esempio tutte le proprietà della, della materia vengono spiegate tramite il comportamento degli atomi. Gratti tutto, alla base resta l'atomo, okay, che spiega tutto. Senza l'idea di un gran numero di fenomeni complessi, apparentemente molto diversi tra loro, possa essere spiegata senza un principio comune, sarebbe impossibile. E, per usare una metafora informatica, Talete ha per primo utilizzato quel software che ha reso possibile lo sviluppo del nostro attuale hardware tecnologico. Se oggi siamo in grado di, dare, di spiegare le caratteristiche di un materiale mediante le proprietà degli atomi che lo compongono, o le differenze d'aspetto mediante il DNA lo dobbiamo anche all'opera di Talete e dei suoi successori. No? E nel caso di Talete, poi una serie di fenomeni misteriosi, come l'origine dell'universo, la possibilità della vita, vengono spiegati ricorrendo quindi a un elemento osservabile. Se, se è osservabile, è studiabile. E l'acqua... È un elemento materiale, anche questo, no? i materialisti, i fisici materialisti partono dalla materia, l'acqua è materia. Quindi, se osservabile, è studiabile, l'acqua è un elemento materiale e talete ci dice che tutto è nato dal, eh, dall'acqua. Quindi Cosa vuole fare Talete? Vuole eh, offrire, fornire una spiegazione comune, comune ai tanti disparati ehm, fenomeni. Certo, questo fatto del riduzionismo può essere una chance, ma, eh, una chance di, di riuscita, ma può essere anche una chance... Di fallimento e attenzione l'errore è sempre dietro l'angolo, ma il vero scienziato non ha paura dell'errore, sa tranquillamente che può incorrere nell'errore. E eccoci che eh, si arriva a dire che il riduzionismo potrebbe essere anche un limite della scienza in quanto banalizza, cioè per spiegare eh, feno, per, per, per trovare spiegazioni semplici, facili, ignorerebbe la vera. Complessità dei fenomeni, ad esempio l'animo umano. Guardate cosa è successo nell'Ottocento per via del riduzionismo. Il riduzionismo ha detto che i fenomeni mentali potevano essere eh, i fenomeni mentali intellettuali dell'individuo potevano essere ridotte alle sue caratteristiche fisiche. E questo fu l'inizio delle teorie razziste che Saranno poi riprese dal nazismo. Insomma, si può discutere di tutto sul riduzionismo o sul non riduzionismo, sulla liceità o il liceità del riduzionismo, però non si può eh, discutere sul fatto che Talete sia l'iniziatore, il capostipite, il, come dire, il, mh, quello che ha dato appunto la ira alla riflessione filosofica occidentale. Poi c'è da dire un'altra cosa, Talete è anche il primo a cercare un solo principio in grado di dar conto di tutta la realtà. Con l'acqua non parla solo degli esseri umani, parla di tutta la realtà. E alla base di un simile progetto di ricerca sta anche la convinzione che l'universo sia cosmo e il cosmo sia ordine, cioè che l'universo sia ordine, sia ordinato. Poi Galileo ci dirà che parla con un linguaggio la natura parla un linguaggio matematico. Ma qui siamo proprio agli albori, ragazzi, 2500 anni fa. Cioè, mm, ma davvero vogliamo dire che il pensiero di questo filosofo è banale? Ma pensate che intuizioni ha avuto 2500 anni fa, 25 secoli fa, e, 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 solamente con la potenza veramente lui della sua ragione. Non aveva youtube o non aveva la possibilità di inserire floppy disk o di farsi dare dei calcoli da un computer quindi andiamoci piano col dire sì è banale questo è il motivo per cui i pensatori greci contrariamente ad altri pensatori eh, di altre tradizioni culturali non hanno bisogno qua di un'illuminazione divina vedete Talete ci sta dicendo, io sono qui da solo col potere della mia mente, la mia mente può riflettere la realtà, io con la mia mente posso arrivare addirittura a individuare il principio primo di tutto l'universo, il principio primo della vita, dell'esistenza. Sull'illuminazione divina, come non citare Sant'Agostino che poi ci parlerà, appunto poi ci parlerà, di come essa sia necessaria per far pervenire l'uomo al, ehm, alla verità? Sull'illuminazione divina ci sono quindi parole a favore da parte di eh, eh, Agostino di Tagastre, Santa Sant'Agostone di Ippona, ma siamo nel IV secolo dopo Cristo, qua siamo nel VI secolo avanti Cristo. Ora, che cosa indaga quindi? Che cosa indaga quindi Talete? L'abbiamo detto che qual è stata la rivoluzione di Talete? Quella di, di scegliere la scelta dell'acqua appunto come di un principio fisico che può spiegare l'universo. Qua ragazzi siamo, si capisce anche no? eh, la lontananza di Talete, lontananza che però è anche vicinanza di Talete dalle varie cosmogonie, creazioni... Mm, narrazioni della creazione del cosmo e teogonie narrazioni della creazione del teos divi, della divinità qui c'è un, una persona che ci sta dicendo guardate che col nostro principio con la nostra mente con il nostro logos possiamo arrivare a comprendere che l'origine dell'universo è un principio fisico materiale non è non è poco quindi che cosa come ha operato eh, Talete? Si è domandato perché esistano le cose? No, Talete si è domandato che cosa le ha create e come sono state create. Attenzione perché questa è la stessa identica domanda che oggi si pongono gli astrofisici che si interrogano sulla creazione dell'universo. Talete non ha avuto nessuna rivelazione dall'alto nessuna divinità che gli sia affacciata e che gli ha insufflato la verità nell'orecchio con un verbo, non ha creato l'universo con un verbo, no, in principio era il verbo, no, non c'è nulla della crea della, del creazionismo ex nilo della genesi biblica della eh, tradizione ebraico cristiana. Qui c'è un principio razionale, c'è cioè un principio fisico, infatti si parlano anche di fisici ionici, da Fusis, di una natura che però è una natura ancora di un certo tipo, ancora in nuce, e non è ancora la natura, certo, della rivoluzione scientifica del 1600. Qui ci sono persone che parlano di illozoismo, zoismo ilo e zoe, vita, ilo, materia, la materia per queste persone era non inerte ma vivificata animata e vivente e quindi per questo doveva assolutamente essere studiata perché poteva dare una risposta all'universo e poteva dare una risposta a un essere inserito nell'universo che è appunto l'uomo tutto è vivo talete Uh, fa parte dei sette savi, ma è quello che si è staccato un po' come dalla caverna di Platone, dalla narrazione mitica religiosa e ha cominciato a dire: Signori, la ragione può darci eh, spiegazioni profondissime. Per cui prendiamo questa, prendiamo questa direzione. Nasce così la filosofia.